Ciao a tutti amici e bentornati in un nuovo video. Oggi siamo in un nuovo video assaggi, come avete visto dalla copertina, e siamo con queste due prelibatezze. Allora, questo qua sono i nuovi Magnum, però quelli purgatorio. Esatto. Qua. Però quelli mini si chiamano Dabon. Si chiama Billionaire, abbiamo scoperto. Ah, ok, però sono quelli nuovi. Esatto. Però si vede che... Allora, quelli grandi si chiamano purgatorio, quelli piccoli invece abbiamo letto su internet che però abbiamo fatto le ricette. La foto della scatola è uguale. E anche il gelato è uguale, quindi sono gli stessi. Questo è al caramello. Doppio caramello. Gold caramel. Double. E poi abbiamo questo. Che è un gelato alla vaniglia di Milka, che oltretutto qui c'è anche una bozza. Vabbè, è stato colpito. Ha colpito la mucca, bene. E ha praticamente il cuore al cioccolato. E questo lo mangiamo con cucchiaini. Partiamo da questo? Eh certo. Allora, sono 6 mini gelati. Ne mangiamo uno in due perché sì, non possiamo aprire 800. Sono 6 mini gelati. E al prezzo di 5 euro la scatola. Però sono novità, ci sta. Mini, sono però piccoli. Sono carini. Sono così. Allora, stiamo registrando questo video, aspetta un attimo, dopo il video dei Ferrero Rocher e Raffaello dei gelati. Se non l'avete visto, che magari state prendendo questo video che vi è apparso così a caso, andate a vedere anche quel video là perché diamo la recensione. Le aspettative erano altissime. Quindi vi lasciamo anche linkato qui quel video lì e vi diamo la recensione di quei gelati lì. Andatela a vedere, non è da perdere. Le scatole sono belle, la sì, foto. La scatola è bellissima. La foto sembra bella molto grossa. Come puoi allora, dire. Magnum fa dei gelati che sono mitici, quindi. Allora, quell'inferno ci è piaciuto un sacco. Buonissimo. Tipo, abbiamo preso un sacco di scatole. Sì. E quindi, in teoria. Poi il caramello ci piace, quindi dovrebbe essere buono. Mi piace. Mi piace. Okay. Però non dici no. Ma che è? Ma che è l'albero di Natale? Ma cos'è? Ma che è successo? Ma cos'è? Ma il puntale? Vabbè. Magnum, se ci sei... No. Ce ne ha tutti! Allora si vede che... Ce ne ha tutti! Vabbè, è un particolare questo gelato. È un particolare questa... Allora, esatto. Noi questi li cataloghiamo come purgatori, non li chiameremo billionaire. Certo che è purgatorio, purgatorio, magari non è che siano così buoni, purgatorio. Purga. Che vuol dire? Perché inferno erano buoni, dovevano essere buoni. Vabbè, io me l'aspettavo, diciamo... Dite voi che avete, diteci che avete capito quello che volevo dire, purgatorio, purga. La purga. YouTube non ci bloccare questo video per la purga, chiaramente. Dai. Aspetta, visto che quelli inferno sono stati lampone e cioccolato salato, io mi aspettavo qualcosa in più. Invece è un doppio caramello, qui ci dicono, assaggiamo. Vai tu? Mangio io il puntale. Che pirla! Quanto caramello! No. Questa non piace secondo me. Prova. No, forse sì. È magnifico. 10. 10. No, buono. È cremosissimo. Dammi un altro. È cremosissimo. No, vabbè. No, buono. Guardate qua. Non è così tantissimo forte il caramello. È giusto. Dolcissimo. Anche un po' salatino, penso il caramello è salato. Probabilmente buono. Quello fuori è il caramello salato. Con il tema caramello, ma è magnifico. Buono. PS. Se siete a Baiare. È il signor Pannolino. Che come sapete, lui si mette davanti alla porta vetro del balcone e lui fa la guardia del quartiere. C'è uno che sale in macchina per i cavoli suoi e lui gli abbaia contro. È la telecamera praticamente. C'è una signora che butta il pattume e lui gli abbaia contro. Quindi qualora ci sarà un omicidio,
ce lo chiederanno per testimoniare, perché chiaramente gli passiamo mettere una schedina USB che sì. Comunque no, molto buono. 10. Sì, 10, bravo, sì. Bene. Bravo, non che l'hai fatto tu. Quindi io adesso dico Ferrero, che di sicuro starete vedendo anche in questo no, video. Sì, sicuramente. Ah. Che è successo? No, è molto buono. Quanto? No, 10. 10 più, 10 10. Magnum, non vi smentite mai. È più buono questo di Inferno. Cioè sì. Inferno era un po' strano, però questo è buonissimo. Questo ma aspetta, di questo qui non c'è scritto niente. Niente, c'è scritto enjoy your ice cream and the soft Milka shirt. Bene. Di questi qui c'è Milka, questo che abbiamo noi, c'è Kit Kat. Questi ad un prezzo di 3,99€ a barattolino, che sono 319 grammi. Che sono tipo quei barattolini. Cioè, è già stata colpita la mucca. Che sono tipo quei barattolini della mano, in quelli che tu schiacci e si che... rompono. Esatto. Oltretutto è pieno fino all'orlo, cioè questo è già gelato. E poi c'era un altro gusto che adesso proverò forse a cercare su internet, ma io non me lo ricordo. Vabbè, allora dai, su. Allora, spacchettiamo. E lì c'è già il gelato. Madonna. Proprio compresso, cioè, dentro. L'hanno... Ah, è già lì. Wow, secondo me questo è buonissimo. Però non mi aspetto nulla, basta. Non dico nulla. Allora, in teoria è al gusto vaniglia con salsa al cioccolato e cioccolato al latte in pezzi. Quindi tu dovrebbe essere il tuo gelato preferito. Oltretutto Milka è risaputa per la cioccolata. Cioè, quindi... Però già il fatto che hanno fatto il castellino di sabbia è già qualcosa. Fanno vedere che sono generose, non so dirti. L'unica cosa, forse questo spazio qui che vedete qua, è per infilarci il cucchiaio, ti dicono ti facilitiamo. Sì, può essere. Dicono. Dai, proviamo. Oh no! Oh, oh, cos'è? Aspetta. È cremosa! Forse è fatta apposta per non solidificarsi. No, è la svolta, se è così è la svolta. Vabbè. Cioè, ha messo una crema apposta per non farla... Cioè, vedete il mezzo? Non è gelato, è praticamente crema. E non è che l'ho tenuto assaggio. Fuori... Non è... Cioè... Te l'assaggio, e smetti. Assaggio. Vado. Smetti l'assaggio. È cremosissimo. La sapevo, lo conosco troppo bene. No. Buono. Buonissimo. Madonna santa. Sì, ma un po' scomodo. C'era anche Kit Kat, infatti, ma forse c'era dei wafer, non lo so, l'ho visti molto in fretta. Però era, secondo me era il classico. Ci ha deluso l'uovo di Pasqua. Quindi ho detto, non gli ma do ma più. Kit Kat è sempre Kit Kat. Non gli do più una lira. Invece questo... Cioè, è cremoso. Allora, adesso basta. Cioè, è crema. Va via. Basta. Allora, tranquilli che tutti questi gelati non andranno male. Tranquilli. Questo è molto gelato da disperazione. Allora, voti. Voti. 10. Media, 10. No. Questo qua mi ha stupito. Ma il fatto che è proprio... L'ha lasciato cremoso. C'è sta cremosità che boh. Perché il gelato è un po' duretto, però la crema. Ma è... com'è possibile che quella crema non si sia congelata? Mi ha messo un prodotto che non cioè, è bellissimo. Non congeli, non si rapprendi. Buonissimo. Non si rapprenda. Però questo do un 10 più. Questi veramente, se noi ne abbiamo mangiati tanti di Magnum. 10 più al Milka. Noi ne abbiamo mangiati tanti di Magnum. Potrei forse dire che questi sono i migliori. Allora. Noi assaggeremo anche i Magnum Purgatorio. Non c'erano ancora fuori, li avevano in cella, ma ovviamente non potevo star lì a dargli a chiedere un. Quando usciranno ne assaggeremo. Quando usciranno ne assaggeremo. Ma sono lo stesso prodotto. Quindi noi possiamo dire che questi Purgatorio sono magnifici. Provateli, comprateli, fidatevi. Se vi fidate di noi, comprateli. Molto buoni. Oltretutto andate a vedere anche
i video che metteremo poi, perché quello dei Ferrero, dei gelati Ferrero, ne avrete già visto, e per chi non l'ha visto andatelo a vedere. Il prossimo video sarà quello delle gocciole al cocco, che abbiamo visto da tanti, sono fuori da molto, ma io oggi l'ho visto in commercio, sì. Non l'ho mai viste. E poi ci sono anche i famosi pancake Bauli, no, sì, che... Bauli. Mulino bianco, che non abbiamo provato le altre novità del mulino bianco, perché alla fine sono brioche. Infatti, non andiamo pazzi. No. Cioè, per dire, il core cake al limone non ce ne può fregare. Vero. Però voi pancake. Dicono tutti che sanno di polistirolo, forse mangiate così sì, però vedete il prossimo video perché vi possiamo dare un consiglio anche noi. La cosa che diciamo sempre in tutti i video assaggi, comprate e provate, perché il nostro gusto può essere una cosa, il vostro può essere un altro. Fatto sta che, per dire, se uno non piace il caramello, questi ti fa schifo. Beh, neanche a me piace il caramello, ma sono molto molto però buoni. Però sono magnifici. Anche questo è praticamente una stracciatella con un budino al cioccolato interno. Sì, una roba del genere, al latte, sì. Quindi noi ci salutiamo qui, come sempre iscrivetevi al canale qui sotto, lasciate tanti mi piace. Scriveteci nei commenti, come sempre lì stiamo leggendo tutti veramente. O se no, abbiamo un'app che ci arriva immediatamente e li leggiamo subito. O se no, se avete magari qualche cosa volerci fare assaggiare, qualche prodotto, biscotto, non lo so, che volete che noi se lo troviamo, perché facciamo non è che abbiamo questa fortuna. E niente, quindi se avete dei consigli su qualcosa che volete vedere che noi proviamo e tutto, scriveteci nei commenti il prodotto o i prodotti, diteci magari dove li avete trovati, così ci facilitate anche un po' e li assaggeremo qui con voi e vi daremo anche una, come posso dire, recensione. È partito tutto. Lascia stare, Mirka. Perfetto. Quindi, al prossimo video. Ciao amici. Ciao.